Sì, l'altro giorno sono uscita a bere qualcosa, un tipo si gira, è presente quando c'hai proprio gli occhi e dici, cazzo, cosa mi sta per parlare? Cosa vuole? E tipo, ma alla fine non ci sei più passata al bar Sprebneuz? E io, tipo col Molise negli occhi, dici, che cazzo sta dicendo? E poi vai lì a collegare e dici, ah! Che in pratica io d'estate faccio le live Irl, quando fa bel tempo, vado in giro. E un giorno sono entrata in sto bar, hanno insistito dicendomi dai, ti offriamo da bere, content, quindi accetti. Poi di fatto però me ne sono dimenticata, cioè nel senso, boh, vabbè. Adesso mi stavo immaginando io a fare una IRL dove in teoria devi tipo approcciare la gente. Ma lascia stare, guarda, lascia stare, che vergogna. Ma poi immagino anche comunque catcalling, roba del genere. Oh, almeno due al live ci sono. Per forza, un giorno un vecchio, no, quello è stato l'apice del cringe del catcalling. Un giorno un Che ti vecchio ha mentre detto? ero al parco, ero seduta con il selfie stick appoggiato, mi si avvicina e mi fa: scusa, ma cosa stai facendo? E io, sto lavorando. E lui, lavorando, io sì, faccio streaming. E lui, streaming, ma col sorrisino tipo quello dal baffo della rotta della fortuna. Io, no, no, non quel tipo di streaming, non mi spoglio, sto facendo intrattenimento, chiacchiero con la chat. Prende, saluta, mi abbraccia e se ne va. Cioè, che cazzo ti tocchi? Che cazzo mi Abbraccio. abbracci? Mi ha abbracciato. No, ecco, toccare troppo. Toccare non Sì. esiste. Toccare veramente no. Io Che poi, amo più che altro Lilo. anche Anch'io, è Michelle. anche triste che tipo, come dici, streaming pensano a streaming sicuramente sessuale in Per qualche modo, poi in forza. Oppure giro, come fai? Però vabbè. fai cose coi microfoni. Se hai la Mamma mia, figa, vabbè. devi fare questi due tipi di contenuti, se no non sei una vera streamer.